prima spesa di oggi, cuore sempre più nero, niente, dai, ci manca solo un altro supermercato di casalinghi, cuore felice per voi. Oh ragazzi, che meraviglia, cioè Porto Cesareo ragazzi è il caos vero, guardate però che tramonto, che vista pazzesca, eh? Guardate come mangio stasera, con i sensi di colpa perché c'è pure la palestra. Guardate che ho cucinato, guardate che ho cucinato, ci ho messo l'alluminio perché sennò si rovinava. Ecco qua, ti è? Buone. No, questo era l'alluminio vecchio, l'alluminio. Ma guardate che meraviglia questo forno. Ciao! Ecco qua, a parte che non è venerdì 11 agosto, ma non fa niente, noi lo accendiamo e ci dice tutto, cottura manuale, no, guidata, perché sono un po' tarda. Ecco, ok, guarda che meraviglia, la pasta, ok, patata al forno, no, vabbè, ma io lo amo, cioè proprio lasagne, eccolo, ma che meraviglia. Ora devo prenderle. Per favore, posso andarmene a lavare? Cuore? Cuore, stavo un po' rilassandomi nel bagno, per favore. Cuore, per favore! Posso raccontare che sto qua? Allora, sì, perché io mi devo fare la doccia. No. Allora, sì. Da quando sto con lei non ho mai capito quando fa la cacca. Perché non la faccio? Ma non è vero, poi. Non la faccio, allora, vai. Ho sempre fatto finta di non saperlo, no? Però stasera, siccome devo andare io in bagno, questo bagno è molto bello e proprio ti ospita, sì. Io ho detto mi voglio rilassare un po' in bagno, lei continuava, no? Perché mi voglio fare la doccia? Per favore, cuore, perché sono stanca e voglio... Non è vero! Cuore, io non vado al bagno. Allora, raccontiamo di quando ci siamo conosciuti all'inizio, stavi per implodere. Ma anche adesso, Immaginatevi, noi, appena conosciuti, partiamo, andiamo a Mykonos. Prima cosa che faccio quando arrivo nelle stanze, negli alberghi, controllo se c'è la chiave. Qua c'è, ma lì non c'era. E in più c'era il bagno in camera proprio. Esatto, quindi siamo andati prima a Mykonos, lui aveva una panza da uomo gravido di 9 mesi. Poi a un certo punto però la cosa era reciproca perché anche io non andavo perché avevo il terrore che entrava. Esatto. Quindi a un certo punto ho inventato delle commissioni per farlo uscire, cioè cose inutili che non mi servivano da fargli comprare per lasciarmi in pace. Pensate, una volta a Formentera ho incontrato una sua amica sul lungomare. Simona Salveri. Io stavo così, mi dice, sta a cagare in darina. No! Quindi per una settimana non è andato al bagno, fino a che non abbiamo prenotato in questo albergo che si chiama Five Flowers, perché era tutto a fiori e c'erano profumazioni di ogni tipo di fiore in qualsiasi ambiente di questo albergo, e arriviamo sotto dove c'era una sorta di che cos'era? Uno spogliatoio con una porta dove c'era solo una doccia e una porta dove c'era solo una tazza, ma io non avevo visto nell'altra porta c'era la tazza, in quella doccia vado in quella della doccia, e lui intanto va di là, apre la porta, esce, io oddio senti che buoni questi fiori, mamma mia qui spruzzano fiori, e lui se ne esce con questo e dice cuore questa profumazione la sentirai ogni volta che andrò al bagno, cioè io ero convinta che erano i Five Flowers.